Ragazzi, sono Moccio ed oggi torniamo con un video dedicato ai migliori festival dello street food. Sono a New York, precisamente a Williamsburg, e vi porto a Smorgasburg, il festival per eccellenza dello street food qui a New York. Non solo, ma questa è un'altra storia. Ora entriamo e ci mangiamo di tutto. Let's go! Un sacco di cibo e ho pensato di fare una cosa carina insieme ai miei amici di A-Rap. La conoscete tutti, ragazzi, A-Rap è una borraccia che sfrutta l'olfatto retronasale. Dopo vedremo bene, non specifico in che modo, ma cosa farò oggi con A-Rap? Andrò a abbinare le diverse cose che andrò ad assaggiare, un diverso pod dal gusto differente. Questo perché? Questa è una chicchetta che vi do. Durante i viaggi, soprattutto qui negli States, lo sapete, tendo, soprattutto io, ad accumulare un sacco di calorie. Cerco di risparmiarmele sulle bevande. Con A-Rap cosa andremo a fare? Quindi andrò ad abbinare a ogni street food un po' di diverso dal gusto diverso. Quindi ci andiamo a divertire un po'. La fame è tanta, entriamo e poi vi parlo anche di A-Rap. Allora, ragazzi, iniziamo dalle cose serie. Primo assaggio, mi sono fermato su una combo di ostriche e lobster roll, meravigliose, devo dire, sulle quali ho messo un po' di piccantino e la vinaigrette, un po' di limone, ma non solo limone spremuto sopra, ma ho deciso di abbinare il pod al limone per la mia wrap. Stupendo, che dà un po' quella freschezza che secondo me su ostriche e lobster roll spacca. Quindi wow, intanto la salsa piccante dei ragazzi spinge di brutto. Sono buonissime queste ostriche, super fresche. Tra l'altro sono particolarmente delicate. Non hanno un sapore tanto forte, sono stupende veramente. Poi il piccantino e l'acidità, secondo me, sull'ostrica sono a morte sua proprio. Prima però di andare avanti, vi parlo di come funziona A-Rap e di perché l'ho portata qui in questo food tour insieme a me. Bentornati dal vostro dottor Smash. Oggi parliamo di A-Rap, questa chicchetta che ha rivoluzionato il modo di bere l'acqua. Stufi infatti di farci bere dell'acqua dal sapore calcareo, gli inventori di A-Rap cosa hanno fatto? Hanno dato vita a questa meraviglia della tecnologia che sfrutta l'olfatto retronasale per farci percepire i sapori che questi pod meravigliosi sanno donare all'acqua. Questi pod, disponibili in vari gusti, come il gusto pesca che si trova in questo momento sulla mia meravigliosa borraccia A-Rap, sono totalmente realizzati con ingredienti naturali, senza additivi, senza zuccheri. Grazie ad A-Rap quindi posso continuare, anzi bere ancora più acqua, e cambiando il pod posso scegliere l'aroma che preferisco. Tra un hamburger, una slice e un pastrami mi sento più idratato e meno in colpa. Spiegazione impeccabile, ragazzi, su A-Rap, veramente pazzesca. Vi lascio il link in descrizione con tutte le info su A-Rap, per cui andate a vederlo e noi proseguiamo col nostro street food a Smorgasburg. Veniamo ora, raga, al lobster roll. Non sembra fatto male, molto easy, devo dire, proprio quello classicissimo, con una spolveratina di spezie leggermente piccanti, il pane imburrato, ovviamente, come al solito, anche qui. Salto dopo il piccantino, il limone spacca. Forse l'unica critica che posso fare è che il pane è buonissimo, bello imburrato, e la lobster è un po' fredda, la tenevano in una sorta di frigorifero, quindi c'è un po' troppa disparità di temperatura tra il lobster e il pane. L'avrei preferito solo un pochino più tiepidino. La spezietta però molto bella. Prima vi faccio vedere cosa ci andiamo a mangiare adesso. Ci andiamo a mangiare questa super pizza con mac and cheese, Cheetos, bacon e miele piccante. Quindi una bella
americanata super. Mi piace tra l'altro essere passato da il lobster roll a una roba del genere. L'abbinamento perfetto, quindi cambio il pod in questa maniera, tra l'altro super easy, si incastra qui, e ci metto quello, diciamo, aromatizzato alla cola. Sta roba è incredibile, tra l'altro. Che più si adatta, dai, a un prodottino del genere. Che vado subito ad assaggiare. Questa è una porcata. Non è la prima volta che mangio il mac and cheese con una pizza. E secondo me spacca. Tra l'altro bello formaggioso. Mi piace il miele piccante, ovviamente, con quella dolcezza bellissima. Si sentono un po' pochi Cheetos, che tra l'altro sono anche un pochino fin troppo fini, secondo me. Fossero stati un po' più sbriciolati, grossolani, sarebbero arrivati un po' di più, anche perché dovrebbero essere hot Cheetos. In effetti un pochino adesso mi bruciano le labbra. Però mi manca un po' quella spinta e anche un po' la croccantezza del Cheetos. Mega figo il mac and cheese, perché c'è anche del formaggio erborinato, tipo Zola. A livello di sapore è bello spinto, figo. Faccio un sorso della mia acqua, un po' della cola è perfetto su sta roba. Ed è il momento di andare a fare un secondo giro. Allora, si inizia a fare sul serio. Cheesesteak. Non un cheesesteak qualunque, ma quello di Fedorov's, che qui a Brooklyn è una vera e propria leggenda. Un cheesesteak con la Wheats, quindi non proprio il mio preferito, diciamo, ma mega porcoso. Doppio strato di Wheats, tra l'altro, prima e dopo, cipolle e carne, molto easy, molto semplice, se così vogliamo dire. Per l'occasione vado a dare un cambio dalla cola a te alla pesca. Non l'ho ancora provato. Interessante. Meno acidino, che secondo me qui, non lo so, col sul formaggio ci sta più una cosa dolce tipo te alla pesca, perché la Wheats è una roba dolcissima. Non so come fare a mangiarlo. Provo così. Pericolosità di mangiare questo cheesesteak, proprio elevatissima, rischio di sporcarsi incredibile. Continuo a sostenere che la versione col provolone sia migliore, però, però devo ammettere, porca vacca che spacca. Se venite a Smorgasburg, prendetevi il cheesesteak di Fedorov's. Mentre mi dissetto con la mia acqua, il mio pod mi fa percepire questo sapore di tè alla pesca meraviglioso. Sono pronto per un altro giro. Il prossimo assaggio è un po' particolare, perché è una roba mega fusion. Sono dei ravioli cinesi al gusto di jerk chicken, quindi ripieni in realtà di jerk chicken, con la salsa all'ananas. Per cui ho deciso di sperimentare questo abbinamento. Cambio il mio iced tea alla pesca e ci piazzo il gusto coconut, che tra il pineapple e il jerk, secondo me, fa una roba strana. Proviamo. Mettiamo il pod al cocco. Ed è subito pina colada, un po' per questo l'ho scelto in realtà. Secondo me, tra l'altro, su questo dumpling, ananas e cocco un po' una cosa chiamata, dai. Allora, posso dirlo? Non bellissimi da vedere, ma porca vacca quanto sono buoni. Forse pollo leggermente asciutto, ma le spezie del jerk sono sempre super interessanti. Bello piccantino questo jerk. E ti dirò, questo cocco in realtà ci sta parecchio bene. Questa sorpresa del momento. C'era nell'aria un fumo pazzesco. Tra arrosticini e altri, diciamo, spiedini alla piastra, ho optato per quelli di No Scrap New York City, che sono degli spiedini un po' orientali, non ho capito bene se è un filippino style o una roba del genere. Li ho presi di maiale e di pollo e ora andiamo a assaggiarli, perché sembrano molto fighi. Ho sentito che i ragazzi parlavano di una marinatura con l'aceto, questo è quello di maiale. Mm.
Wow! C'è l'aglio potentissimo in questa marinatura, che è dolce, ma ha un po' di acidità. Molto buono. C'è del miele, della salsa di soia. Molto figa. La carne è tanto morbida, succosa. Buonissimo, raga. Veramente buonissimo. Cotto alla perfezione, tra l'altro. E mo' massaggio il pollo. Vediamo. La marinatura è la stessa, ma la carne era più succosa del maiale. Non è asciutto il pollo, ma il maiale era strepitoso. Comunque, tutti fatti al momento, raga, mangiate appena cotti. Spettacolo. Buonissimi. Attenzione, perché la nostalgia di casa ha colpito, per cui mi sono imbattuto nel Little Sicilian, che propone degli arancini fondamentalmente, ma non solo, ho preso una chicchetta che sono i ravioli fritti, serviti con questa salsa marinara stupenda. Devo dire belli, eh? Questi sono proprio belli. Voilà, bello la marinara sauce. E vado a far così, sono proprio ravioloni da pucciare, ripieni penso di ricotta e spinaci. Andiamo. Beh, questa è una bella porcata, no? Questa marinara per nulla male, non è neanche esagerata di aglio, come al solito, quindi mi piace. Cocco direi che non c'entra più nulla. Vado a mettere limone e raspberry. Lampone. Che col fritto un po' di limone come sensazione ci sta sempre, bello. Ma voglio andare su questo, un arancino, pizza rice balls li chiama, a ragù, mozzarella. Il riso è un po' troppo cotto, ma la panatura è stupenda. E devo dire che questo ragù non è malaccio, non è malaccio. Non è ragù bolognese, è più un ragù d'arancino. Non male. Non male. Può esistere un festival dello street food senza tacos? Probabilmente sì, ma non nella mia concezione. Per cui finiamo questo tour di Smorgasburg con ovviamente dei tacos, ma non solo dei tacos, occhio, perché ho preso anche una chicchetta. Ah, tra l'altro provo il pod all'anguria, perché sapete, ve l'ho fatto vedere, quando ad esempio sono stato a Los Angeles, eccetera, eccetera, che con il Mexican food ci bevono queste acque fresche, le chiamano, agua fresca, che hanno dei gusti sempre, di solito anche watermelon, ibisco. Tanto watermelon è definitivamente uno dei miei preferiti. Stavo dicendo che ho preso dei tacos, birria, ovviamente, ma anche ho scoperto che fanno questi birria dumplings, in questo caso sono agli shrimp. Buoni. Tanto sono piastrati, abbrustoliti, devo dire che pucciati nel brodello, infatti diventa tutto buono. Adesso fammi assaggiare. Super contento, tanto perché quello che facciamo da Meat Crew ha proprio questo sapore qua. Stranissimo che adesso assaggiare dei birria tacos qui mi ricordi un panino di casa. Divertente. Comunque, dumplings non male, anche se effettivamente nel marasma si perde un po' il ripieno, non è eccezionale. Ma vado con i tacos, sul quale do una bella spremutina di lime. Ah, doppia tortiglia, golosoni. Molto figa la tortiglia, bella croccante. Tanto io l'ho presa al formaggio, secondo me formaggio nei tacos spacca sempre. Buono buono, non il miglior birria taco, ma devo dire fatto bene, perché la carne ha una bella morbidezza e non è completamente spatta, buona. Spezie devo dire carine, potevano anche essere forse un po' più saporite, no, la carne, ma in realtà il consommé è invece super pieno di aromi, piccantezza, anche di grasso, perché il brodo devo dire che l'hanno mantenuto bello tosto, per cui super figo, quando vai a pucciare poi si completa molto bene, soprattutto di piccantezza, super figo. Direi che è il momento di mangiarci un dolcino e delle considerazioni finali ovviamente, e di finire purtroppo la nostra gita qui a Williamsburg.
chiudiamo con un dolcino veramente particolare, che è un dolce cinese, detto o chiamato Tangulu, che è uno spiedino di frutta caramellata, da quanto posso vedere. C'è del mirtillo, c'è lo star fruit, c'è il guava, uva e una fragolona. Praticamente uno spiedino di frutta ricoperto totalmente di zucchero, giusto per aggiungere zucchero sullo zucchero. Buono, devo dire, perché questa croccantezza aggiunta è divertente. Era ananas, ma era rosa. Era ananas rosa, ecco. Strano ma buono. Considerazioni finali. C'è un delirio di gente, ragazzi. Io sono arrivato alle 11, la situazione era gestibile, adesso è strapieno. Sono innamorati di sta roba. Lo street food fa parte della tradizione americana e qui a New York, in questi posti, tra l'altro sono seduto con una vista su Manhattan incredibile. Lo street food è veramente uno state of mind, pieno di ragazzi di tutte le età, di famiglie, di persone che vengono qui appunto per prendersi qualcosa, sedersi, godersi la giornata, anche se non è splendida, ma oggi è l'inaugurazione di Smorgasburg, che è un evento che veramente tira di brutto. Viene proposto in 4 giornate, itinerante, da Wall Street, Williamsburg, Brooklyn, la parte di Prospect Park, ed è davvero fighissimo, c'è praticamente di tutto, sono le bancarelle qua, saranno circa 70 credo, e si passa dagli arrosticini ai spiedini, come avete visto, i tacos, la pizza, c'è veramente di tutto, un evento di quelli come piace a me, devo dire il livello abbastanza giusto. Qualcosina, diciamo, non mi ha stupito, ma c'erano le robe che non ho assaggiato purtroppo perché non ce la faccio veramente più, tornerò per farlo. Qualcosina non l'ho vista di quelle che avevo visto nell'edizione dell'anno scorso, ma ritornerò per fare un secondo passaggio qui a Smorgasburg, ragazzi. Grazie per essere stati con me in questo street food tour, noi ci vediamo al prossimo video. From the East Coast to the West Coast, vi porterò in un altro food festival fuori di testa. Go!